che te la diga o che te la conta, quando te ciapa un po' di nostalgia, l'è tut per quei, la ori desmentegai, caro Beppin, i dis non è la orar che straca. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, sentite come vi accolgo questa volta, naturalmente... Mi aspetto sempre che siate numerosi, interessati, sempre in buona salute e quindi un caro saluto, un cordialissimo saluto a tutti. Avete sentito che stavo leggendo non dei proverbi, non particolari messaggi, ma semplicemente i titoli di alcuni libri di Bice. Failo Carmellini, ciao Bice, la nostra collaboratrice 5 Stelle. Eh, vedete qui non, è, non siamo al mercatino dell'usato, dell neanche al mercatino dei libri, eh, però è una specie di piccola biblioteca, anzi grandicella biblioteca della Bice. Quindi oggi la puntata è la biblioteca della Bice. Naturalmente tutti libri dialettali. Dice. Ecco, quindi vedete un po' che passione, la passione che poi ha dato anche a me, perché quei libri che ho in gran parte devo dire che sono suoi, sono stati. Un suo omaggio e quindi la ringrazio vivamente. Prego, prego. E questo mi serve a ripetere un concetto che mi preme rimarcare. No? Qualcuno ogni tanto mi ferma, mi parla della trasmissione, mi muove delle critiche, dei suggerimenti e mi dice: Ah, lei che è un esperto, tu... ecco, io chiarisco, io non sono un esperto, sono semplicemente una persona che ha avuto la fortuna di crescere col dialetto, ho la fortuna di sapere qualcosa di grammatica italiana che ho cercato di portarla un po' nel dialetto, perché anche il dialetto deve avere le sue regole. Ma compito principale di questa trasmissione eh, con l'amico Fabio Galas è quello di suscitare un po' di interesse per il dialetto. Se io riesco in questo sono già soddisfatto, anzi siamo già soddisfatti perché, ripeto, questa trasmissione avviene grazie al lavoro nostro e a quei collaboratori che ogni tanto si prestano ad essere nostri ospiti come la bice che ho qua spesso. Ecco, approfitto per salutare un altro amico che mi dà un suo contributo riguardo al dialetto, è Umberto Zanin che saluto molto cordialmente, che sul suo blog, scusate è un termine al quale io non sono abituato perché sono ancora al treno a vapore, però sul suo blog, quindi grazie ad Internet, appunto raccoglie... Tantissime biografie di poeti, non solo dialettali a dire il vero, tantissime poesie dialettali, ma non solo, e quindi ogni tanto io vado a pescare in questo blog anche per arricchire un po' la mia rubrica che tengo ogni mese sulla Busa, appunto, una rubrica dedicata al dialetto. Approfitto per ricordare, appunto, cerchiamo di comprare questo mensile, perché oltre a contenere tanti articoli interessanti. Eh, contribuite, comperandola, a mantenere insomma, questa pubblicazione che è un aspetto molto importante per la cultura della nostra comunità, piccola o grande, che, che dir si voglia. Quindi, fatti ringraziamenti anche all'amico Umberto Zanin, detto che oggi... La puntata la chiamiamo La biblioteca, la biblioteca. della bice, che roba. collaboratrice 5 stelle. Allora Bice Parla in, dialetta, allora. Parla tre, in dialetto. Allora 3 stelle, lei tende sempre a Basteria sminuire. Una. Basteria una. Allora bice, Ma in quanti anni hai messo assieme questo un po', po di roba? Mm, ma qualche anno, so, 10 anni. Tanto, quando quando dialetto, te vedi qualcosa, ti il te porti a casa. porti a casa. In italiano, logicamente, questi è tutto. piuttosto questi dialettali senti un po' ne un, che in che qualche d'un che particolarmente ti piace ti sei legata a qualche d'un di questi libri e, Bruno Groff per esempio è bello no, ma che tanti poeti che mi piacciono ecco trentini. dai citami qualche poeta dai vediamo Bruno eh, Groff te Bruno, hai detto sì no tanti adesso mi, mi viene in mente il Fellini che ti piace il Fellini Fellini è vecchio eh. sì vabbè, che, certo che è quei più recenti scusi ecco fa, guarda, le spazzature bruschetti brusche, spazzature sì, Bruschetti e Lucchi, Gianca... no, ha Lucchi, no, vedo è paesana, che è una paesana questa canna. Fai da un'altra fanno. Questo è Tutti Rossaro, da ecco, Rossaro. Ricordo, Rossaro eh, dico subito che nei prossimi giorni cercheremo di fare qualcosa anche in ricordo di Enrico Rossaro. Ecco, volevo dire: Bice, che eh, la passione per il dialetto da parte tua non è solo tua, a dire la verità, è un fatto tipico della tua della famiglia su de Baselga del Bondon, perché anche a tua sorella, la Carmela, della mi... quale ho parlato in una puntata di qualche tempo fa, anche tua sorella scrive in dialetto. Sì, ma è brava, è lo sì, no, mi eh, Ecco, ecco, lì la discezza, mia sorella brava, mi no. Sarà mi qualcosa nel DNA della famiglia. Ecco, che è qualcosa. La nipote che scrive in questa anche, anche Nipote sì, o sorella, la nipote? Sì, sì, la nipote. anche La neoda, anche sì, sì, la sì, sì. Nessa. Dice sì, Nessa esatto. anche sulla Baselga del Bondon? No, neoda. Nevoda. Ne voda, ne voda. Ne voda Cos'è, ecco. ma il dialetto mio il diverso è diverso e casco Certo, però la bici... Eh, quando la scrive appunto la, la serasse un po' cciapar da dalle sue origini bondo, bondonesi? No. Bondone, Baselgate. No, Bondonera. <ride> <ride> e dopo che fa i bagni dei femm, no? Di sì, Baselgate, il Bondone. Basil, e fa ancora del i bagni di femm? Fem? No. No, adesso è a Garniga, e a a Garniga, Garniga. A Garniga è però è sempre i bagni di femmini. I primi stadi a si sì. Ho Ma fai bene veramente? Certo. Dai, fai un po' di pubblicità per questi bagni, dai. Per chi, chi è che deve fare Dessa i Bani chi ecco, è che deve fare è che essere? Per chi è che deve Per noi è che deve essere? Per chi è che deve essere? Per che deve essere? Per chi è che fai? La catasta è frescata bene all'erba ah, l'erba verde ancora verde, verde, il fieno verde ah. il bondone ah non fieno vecchio la del salì bondone solo del bondone ah, ecco, è è so che de... che è, e te questa di fieno la porta fresco e viene accattastata in grande salone diviso con delle assi eh. così insomma eh. accattastata e lì e fermentano, diventa bollente. Allora, ecco, ma se te lo metti indosso, e ti fanno muovi dal caldo. La persona nuda quando, appena facciamo. Sì, insomma, donno, dai, nudandoci. una sforza così, la messo terra. adesso ando per soltanto la testa per respirare. Mi mm. parte il primo giorno 3 minuti, 5 minuti, 10, 12, 15 basta dopo perché è lì ven for sudati. Però te passa via tutte le. Gli artrite, le artriti... Quel tempo lì le, le, massimo, dopo li mette in un'altra posizione con il feno secco, asciutto. Ah, ho capito. E fa la reazione del sudore. Oh, Passate alla seconda reazione, vanno in letto, Ma ah, quindi è una roba fatta come se sì. devi, non è una roba fatta così alla no, buona, e no, no. ti butta su un po' di feno, dopo ti chiamano a sudirci, come ti ritombano, tanto, tanto. Quindi ta, che ta, sarai medici, che sarai infermieri... Dico sempre, Io ho fatto anche la bagnina... Fai fatto quel lavoro questo, lì, spiega, sì. spiega, spiega. in albergo. Ti certo. fai la bagnina su in un albergo? Periodo, sì, ecco. nel periodo che mancava la bagnina. Mi qualche anno di mente avevi. Avevo 20 vent'anni. Vent'anni 20 allora, per sé. Quindi ti avevi quelle bei scarponzini sì. che ti avevi di che, che crea <ride> tuo papà, no? No, altrimenti sì. Altri sì. tetti che hai, quei scarponzini che ti fai a tuo papà, ma sì, ricordi. Certo, le sgalmere. Le le s... oh, e, e te fai la banina. E cos'è cos il tuo lavoro? Cosa consisteva? Di appunto di sistemare questi pazienti nel feno. Ho capito. Se cioè, mi mettevano sull'arca il fieno uno che adesso sulla faccia, in bocca, andava con me. E da dove veniva questa azienda? Da, da città, da Milano, da Verona? Anche da Milano, a 30 anni. Ho capito. E, e arrivate le persone che le arrivavano lì, Milano, e partiva dopo 15 giorni la sono. In piedi camminando Ma va, veniva a portare con la, con la sedia a rodelle sì, sì. e camminava per soponte. Sempre sotto controllo medico. Beh, il cuore con quelle sudate lì era una, una grande sfattata, oh, sfaticata, un strapazzo, eh. sempre sotto controllo Ma medico. Ma ti pensa un po', se impartivi dall'edicola, dalla biblioteca della bici se, no. se andai a finire ai bagni dei feudi, le basegla del Bondome e ti fai la banina a sì. 20 anni. Lo so, da un po'. periodo che la manca non so per malattia, se no ero lì a fare la cameriera. quindi i bagni dei feudi risale ancora 60, 70 anni no, fa. 100 anni fa. Anni fa. Anni fa sì, Ma pensa un po' sul perbondo, e continua. Sì. E dopo? Eh, prima Basilica, dopo Sopramonte, e dopo Garnier. Ecco, Eccomi, però, che avrei un problema che sono allergico al femma. Eh, che mi fanno allora? Mi mm. stupa il naso. Mm. È un bel problema. E lì. dà un odore. A di beh, fermentazione è tremendo. Mi vai, stranudare a eh. dentro. Ecco, te mai dici che... Da il, fa quel... il la sentono dentro e Un odore di fino. Quindi la sentono. Se la sentono, una catastà dell'erba, la fermentano, diventa calda. Ma lì lei è alta. Lei è alta così, a perciò, è una massa e la dura una settimana no, insomma, fa è cambiato, dolori, e in la fa passare i dolori certo. sai che veniva a portare con la sedia a rodele e veniva fuori si, si metteva a ballare il tango no il tango e la no. mazurka ma non è una cura medica veramente e for stock. senti all'orbice cioè, se non hai proprio forte forte for per le orbie per usare il termine <ride> dialettale se non hai fuori proprio per <ride> i somenai <ride> però insomma vien in dialetto e quindi chi che non conosce il dialetto sentendone parlare forse imparerà qualche parola no te parli dice allora, Bice, torniamo allora alla tua edicola, alla tua biblioteca. Te mai dit che chi ha un po' tutta tutto, la tua passione? Po tutto, un po' di un tutto. tutto. Ecco, hai una poesia che ti vuoi leserne? Io non so, io, no, no, la prima che capita. Eh, vada a ti. No, vada. No. Bo, sì, allora, troppo adesso troppo la bice, brevi, brevi, no? senti la no. bice no. che ne lesa una bella poesia. Allora, lesa Il Bottegeli. La vita è un bon vin. Si in bottigelle, senza coconne spina, ma forda in busatel, che non si stroppa più, mattina per mattina, la vita brutta o bella, le lacrime pian pian, in gozz, una gozzatella, che la si suga su, che la si sfanta a mano. E prima che si possa snazarne anche al saur, la bot lei bella voda, c'è niente al creatore. Bella questa qua, ecco, non a vendite di chi che l'è questa poesia? Sì, di Bruno Groff. De Bruno Groff, ecco, che mi pare che ti te dai un po' de, una simpatia per Bruno eh dai, Groff. E dai, per i brevi. Per ecco. brevi, allora Saria, a ripeter... <coughs> il Bottesel. il Bottesel, il Bottesel della vita, insomma, no? a un certo punto. Eh, quando, certo, va fortut, eh, certo. quando è una fortuna. Come te che ci ami al, alla spina, mi pareva che te usessi? il cocon. Il... Il cocon de spina. E, un cocon. un cocon. Il blu, quel che va dentro, no? Quel che va dentro, esatto. Un cocone, un il cocon, il gostino. Il borom noi di Il borom forse sì, le... no, ma, no, ma voi ma dice... Eh, ma questo Lo è il dialetto senti, del grof. Il, eh? il, no, perché parla, senta cocon di spina, il dis, La sgosta, pian pianè. E spina. Oh, ho capito, vabbè, ma comunque teni presente che il grof eh, non è alto gardesame e non è neanche su De Basella del Bondon, per cui il Grav ha qualche parola dialettale un po' diversa dalle nostre, no? Se volevi dire un'altra roba mi pare su, 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 su Bruno Groffo. ti volevi leggere un'altra poesia. Una qualunque, una dai. Una scherzosa, dai. Oh bravo, né se, se no si parla sempre di eh, Una de, scherzosa. Dei dolori, di de morti. Cia matti, ciacerà di matti. Cia matti. Ciao Beppi, come va? Vale? È un pezzo che non ti vedo. la vado de bala, sono sana, almeno il credo. Dormir, dormo abbastanza. Diria compagno del zoc ho messo un po' di panza, perché lavoro poco, non posso lamentarmi. Ma quel che mi tormenta, compare, è la carne. Fa piangere e non te senta ma non ha rispetto a dirlo. Alla tua età non è vuoi fare ancora il pirlo? Ma dico, toi ricchetto, va fuori da somenà? Diceva Barbustel. Che prezzi che ha la gala carne de <ride> Ecco adesso n'ai proprio sullo scherzoso, è scherzoso. Per scherzo. Perché stranamente quando si legge le poesie dialettali si tende a nare un po' sulle tristezze no? La vuole triste. Eh, ogni anche vuole anche un po' di eh, roba. Certo. Lesa, no? Devo Senti, Christa, bici, di adesso di però fammi leggere una roba che hai manda, che ti hai mandato chi? Sì. In Italian però, eh? italiano. questa la leso Senti, perché mi giusto, piace. Certo. Te disi. Che bella idea, sentite cari amici. Per il cinquantesimo anniversario della morte del poeta Giacomo Floriani nel, 1218, nel 2018, quindi mi raccomando, l'anno prossimo c'è il cinquantesimo anniversario dalla morte di Floriani, è stata per me una gradita sorpresa la notizia che un gruppo appassionato del dialetto locale vuole ricordarlo nel migliore dei modi. Il poeta Giacomo Floriani, nativo di Riva del Garda, persona semplice e schiva, colta e amante del dialetto rivano, ha cantato nelle sue liriche le bellezze della nostra terra che amava e rispettava. La montagna e la natura erano il suo unico e grande amore, il creato il suo mondo cui sapeva attingere con grande umiltà e sensibilità. Un vero poeta, come Floriani, sa cogliere nella natura aspetti che ad altri sfuggono, aspetti da cui trae l'ispirazione e che sa trasformare in versi meravigliosi. Le sue poesie, sempre in vernacolo, descrivono la natura che ci circonda con ricchezza di particolari che dimostrano la delicatezza di un animo attento e sensibile. I suoi libri sono arrivati oltre oceano ed in essi i nostri emigranti, costrugente nostalgia, hanno rivisto i luoghi, a loro tanto cari, ma lasciati per dura necessità. Io, che non sono nata ad Arcola di Slabice, eh, ma a Basegga del Bondone, esatto. ricordo molto bene che 80 anni fa la maestra delle elementari, pensate un po' lassù, ci leggeva le poesie dialettali di quel signore di Riva del Garda, ed ero a Basegga del Bondone. Credo che fin da allora mi ha preso la passione per la poesia, in particolare dialettale. Il nostro dialetto non deve essere dimenticato, attenzione che è importante, perché rappresenta un aspetto importante della cultura e Giacomo Floriani è stato il primo a ricordarcelo. Certo. Beh, direi che con questo messaggio in italiano della bice, beh, possiamo dire... Io so questa che è carina. Va bene. Dov'è dancoi? Ve la conto come me la contada. Lei su sesta ten fa su di navalada, il catechista con gran pazienza le quasi un'ora che gli spiega i bocci quel che è la divina provvidenza. I spiazzadori non muovono neanche gli occhi, ma con le recci ascolta i oseletti che cicciola sugli arbui della scuola e pensa che in montagna i ruzzaletti gli desfazala la sempre più mola. E il buon pretoto adesso e il vuole provare se in quelle zucche che resta qualcosa. Il che domanda Alberto del bandar, uno dei più svelti e forse il più balos, se le sta attento e se l'ha capito. E quel senza pensare che il disde sì. Allora sentite se è la verità. Cosa diresse? Senti a tuo papà che venisse una brutta stornirola rollante anche il giusto al cuore della scuola e il caschetto zodrit come un zoc, ma restesse ancora vivo e in dentoc. Mă mi diria că mi papa sur că te chiste a fost fortuna. A polben darse. Ma finte că în seara l fus așa că îl mete la lamiera al cuer de la cesta de San Vit. Și se gata, a venit și a drept. Suntem mulți de femmole senza scrif ne paca că la una. Direi și tancor, tii, că pare la buf de ma fortuna. Està volta, no, diria que mi papà, or, oh, que misèria, le propi esbozà. El catequista es comença a sudar, ma no el vol ceder, el torna a provar. Sí, va bé, ma se la capitessa per la terza volta, que el casquessa do d'an o d'an campanil, el se salvesse ancora per en fill. Pense que su polito to esfazà, e lo fortuna, sboza, o cos'è està. Il boccia al Varda fisso il catechista e non capisce per cosa che l'insista. Poi il fa faccia da falso tavan. Eh, Mi diria che il gaffa su le mani. Bene, direi che con questa poesia sempre di Bruno Groff, Go, al, al quale evidentemente. Sono Sì, sono sì, No, ma abbiamo fatto bene ad andare con lo scherzoso. Troppo lungo, troppo lunga. Bene, io direi allora, Bice... Chiuso. Ti ringrazio, è chiuso, vedete, è chiuso. chiuso per lavori? No, 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 no. no. Vai. ti apre la bocca. Senti Bice, allora grazie, ti ringrazio Bice, ti aspetto lei, naturalmente grazie ancora. Grazie a lei, Valente. Ecco, allora adesso eh, saluto tutti con alcuni proverbi riguardanti la saggezza. Portami a tempo. Ecco, senti anche a te cosa, cosa leggo. Eh? Allora. Grazie. Partim, fa quel che, de de che ti devi fare. E non guardare quel che fai altri. È meglio. È meglio? Mm. Certo. Va la bem, no va la bem, bisogna tornare così come la ven. Quasi sempre. Quasi sempre. Ecco il commento: sentite. Eh. Chi non può far come il vol, il farà come il pol. Saggezza, eh? questa è, è la saggezza dei nostri vecchi. La rabbia della sera, tenila per la mattina, la notte la porta a consiglio. Ecco, qui mi devo fermare, perché la rabbia della sera tenila, cioè tienila, ma potrei dire la rabbia della sera tenila, cioè tenetela. Quindi, spostando l'accento, tenila vuol dire tienila tu, tenila vuol dire tenetela voi. Vedi che a cambiare l'accento tonico come cambia, cambia, tutto, cambia tutto, le persone del mezzo. E chiudiamo con l'ultima: sentì cosa dislabice chi ma sal vol salir? Salir facile, e il cascazò. Eh. Chi vuol fare massa? Eh? A me facilmente massa. no, casca azor, Allora è meglio fare le robe. con Ho calma che mi massa stasera fare la poesia massa lunga poesia massa lunga No, no. mi sono convinto che i nostri ascoltatori vessi l'ha molto apprezzata. Sì, speriamo perché te hai modo di dirle <coughs> molto, molto scorrevo, okay. molto simpatico, molto espressivo. speriamo E quindi non te lascio. Ti avrò ospite sicuramente ancora nelle prossime puntate. Se quindi, mi sopporti, si mi sopporti, <ride> se, <ride> se, se me, sopporto mi prima di tutto, certo. ma sicuramente mi te sopporto, anzi, lo dite, te 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 sei te la mia collaboratrice mamma 5 stelle. Me. Grazie Bice, grazie per la tua esposizione, mi che te così te sollecitiamo qua. qualcuno a farsi in casa dialetto anche il... un'altra tanto certo, certo, biblioteca così certo. fornita. Grazie veramente, vi aspetto naturalmente la prossima puntata, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Mai grazie tardi, Bice, grazie tardi. a voi tutti, arrivederci. Saluti, me.